Il futuro è tuo, questo è il titolo del convegno nel capoluogo di regione, dove alla presenza di molti giovani si è parlato di una nuova Unione Europea che torni ad essere impegno comune dei paesi che la compongono. L'Europa oggi è chiamata a cambiare strada, a risolvere moltissimi dei problemi che sono presenti nei vari paesi che ne fanno parte, attraverso l'organismo che unisce e non dovrebbe dividere. Questa mattina c'è stato un convegno a Campobasso che ha visto la presenza massiccia degli studenti delle scuole medie molisane, un luogo dove si è parlato appunto del futuro è tuo, sottolineando la missione che è quella di incontriamoci in Molise per parlare del futuro dell'Europa, un'Europa dai tanti errori, come sottolinea l'europarlamentare Aldo Patriciello. Prima il Covid, poi la guerra hanno dimostrato che siamo vulnerabili. Dobbiamo rivedere le strategie, cambia tutto, ci dobbiamo abituare a un cambiamento epocale nei prossimi mesi. L'Europa sta lavorando per essere più autonoma perché abbiamo capito che deve aver fatto un errore negli anni precedenti, cioè di abdicare da alcune strategie che ci rendono vulnerabili. Tutta la materia energetica, l'Europa oggi è in difficoltà perché ci approvvigioniamo da altri paesi che sono instabili. Secondo, tutto il tema dell'esercito, non ha lavorato in questi anni per un esercito unico, oggi siamo in difficoltà. Ma vi è di più, c'è una situazione geopolitica di cambiamento epocale. L'Europa deve assolutamente lavorare su una strategia che ci rende indipendenti da altri paesi. Per fare un esempio, tutta la politica dell'acciaio, che negli ultimi 20 anni è stata delocalizzata fuori dall'Europa, adesso ci rendiamo conto che bisogna tornare in casa, che non può essere un continente di 500 milioni di abitanti vulnerabile e dipendente da altri paesi fuori dall'Europa. Vi è di più, la parte energetica. Abbiamo abdicato, soprattutto in molti paesi, tra cui l'Italia, all'energia atomica. Siamo tutti preoccupati dell'atomica e dell'energia, ma non possiamo farne a meno se vogliamo crescere, vogliamo garantire dei servizi, una qualità della vita, delle industrie, delle nostre abitudini familiari. Abbiamo bisogno di energia. L'energia mondiale è in mano ad altri paesi, per cui l'Europa deve ridisegnare la mappa energetica con il minor tempo possibile. Ma vi è di più, c'è un riposizionamento anche culturale di interscambi. Noi abbiamo lavorato in tanti anni tutti ad una globalizzazione, cioè le merci si muovevano in entrata e in uscita dove volevano e senza nessun limite. Oggi questa strategia va rivista, perché la globalizzazione sì, ma all'interno dell'Europa. Non possiamo essere dipendenti dalla Cina o dalla Russia o da altri paesi, diciamo, fuori dall'Europa. Dobbiamo per molto essere autonomi e pensare al nostro continente, ad integrarci di più, a lavorare per un'integrazione più forte e a recuperare questi anni di disattenzione. Queste sono le linee su cui sta lavorando la Commissione europea, il Parlamento si sta già confrontando ed il Consiglio. Vedremo nei prossimi mesi cosa verrà fuori.